Daniela Diegoli, presidente del Movimento per la Vita dell'Emilia Romagna. Siamo dietro una parte del castello crollato in quella tragica notte del 20 maggio 2012. Cosa ricorda di quella notte? La nebbia del mastio che crollava, nebbia rossa. Ci siamo domandati: ma cos'è questa nebbia rossa? Poi ci siamo resi conto che dietro la nebbia non c'era più il castello. E la gente come ha reagito di fronte a questo momento? Erano tutti in strada, terrorizzati, perché una scossa lunghissima, 1 minuto e 46 secondi, non finiva più. Pensavamo fosse la fine del mondo. E quindi effettivamente è una sensazione terribile, questo rumore da sotto, che dalle viscere della terra che arrivava, che ha sconvolto tutto. Ecco, ci raccontava prima che si è mossa tutta questa macchina di solidarietà intorno alla cittadinanza. In particolare il Popolo della Vita, anche lui si è mobilitato a favore di tutti i CAV, i centri di aiuto alla vita, che sono operanti in questa zona di Finale Emilia. Ecco, cosa si è sviluppato come solidarietà in quelle settimane che hanno seguito il terremoto? Beh, ci siamo resi conto subito come volontari del CAV di Finale Emilia, che è stato toccato maggiormente con la prima scossa, ci siamo resi conto subito che le mamme avevano bisogno ugualmente, anzi di più, non solo le mamme straniere magari che seguivamo, le mamme che avevano così qualche difficoltà economica, che venivano al CAV, ma anche le mamme italiane avevano bisogno di serenità, di ritrovare un attimo di sostegno anche, e il sostegno che potevamo dare era aiutarli a mettersi in contatto con il loro bambino, poter tranquillizzare il bambino e farsi tranquillizzare dal bambino stesso. E abbiamo incontrato sul nostro cammino una persona davvero importante che ci ha aiutato, presidente del CAV del Movimento per la Vita di Conegliano Veneto, uno psicologo di psicologia prenatale. È venuto a Finale Emilia il 1° di giugno, l'1 e il 2 giugno, a fare questo pronto soccorso emozionale per le mamme in gravidanza. E da lì abbiamo visto che c'erano altri bisogni. Un altro bisogno era quello per le mamme di vedere il loro bambino. Non c'erano più ecografi disponibili, che con la scossa del 29 gli ospedali erano andati in tilt tutti. Il primo ospedale più vicino era a 50 km, quindi bisognava trovare il modo di tranquillizzare queste mamme. E grazie al Movimento per la Vita di Torino abbiamo avuto un ecografo portatile e a un ginecologo nostro della zona, il dottor Bellodi, abbiamo avuto anche il medico che faceva le ecografie a queste mamme. Sisma, ero 34 settimane, quindi io sono venuta giù con Paolo in braccio, quindi ero incinta e con Paolo in braccio. Quando sono scesa le scale, chiaramente mi sono accorta che anche la pancia si era abbassata, quindi il problema era... Gli ho proprio detto: non nascere adesso perché non ho le mani. Ho chiamato Dora: ci sono dei veti per terra, stai attenta, non trovo le ciabatte, fa lo stesso, vieni giù così, non c'è problema. Okay. Il 20 maggio, quindi eravamo senza luce e non sapevamo quello che andavamo incontro. E il problema era come trascorriamo la notte, quindi abbiamo fatto 3 notti in macchina. Io andavo avanti con la mia pancia, diciamo, e i controlli, si avvicinava la data. Antonella mi ha dato l'informazione, dice: guarda Lisa, se vuoi ci sono questi momenti per le mamme al pomeriggio, se vuoi venire a fare qualche ora. Io penso di essere stata in grado di sopportare la situazione grazie a questa gravidanza. Cosa succede a una donna incinta che vive uno shock come quello di un terremoto che dura 1 minuto e 46 secondi? Sei convinta di non riuscire a salvare il tuo bambino? E soprattutto se sei all'inizio della gravidanza, il terrore potrebbe far partire le contrazioni, quindi perdere il bambino, oppure avere un parto prematuro, quindi lo shock può provocare questa reazione nella mamma e nel bambino. Il bambino potrebbe bloccarsi, quindi non far più sentire la sua presenza, oppure agitarsi, diventare iperattivo, ed è quello che è capitato alle mamme, le testimonianze delle mamme che abbiamo raccolto col percorso del pronto soccorso emozionale. E effettivamente ci siamo resi conto che le mamme avevano bisogno di sentirsi protette, di sentirsi coccolate. Ecco, questo è stato quello che abbiamo cercato di fare con tutte le mamme,
con tutte le mamme delle zone terremotate, quelle che incontravamo magari anche per strada, trovavamo una mamma incinta e le andavamo incontro proprio col desiderio di coccolarla, di farla sentire importante, ma in grado anche di vincere la paura del terremoto e di poter fare per il suo bambino quello che magari da sola non sarebbe mai stata in grado di fare, quindi di farle capire che aveva la forza raddoppiata.